Apprendiamo dalla stampa di oggi che sabato scorso a Roma le autorità hanno permesso ai manifestanti di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGIL al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della sua indicata sigla sindacale, così come richiesto dal leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. Ricapitoliamo. Castellino aveva il DASPO per le manifestazioni, ma era indisturbato a Piazza del Popolo. Dal palco della manifestazione aveva annunciato l'assalto alla CGIL almeno un'ora e mezza prima che si verificasse e nessuno lo arresta, perché come ci ha risposto in aula la Lamorgese, questo avrebbe causato problemi di ordine pubblico. E già questo basta per capire, come abbiamo detto, che i disordini di sabato sono stati volutamente consentiti. Ma oggi si va oltre. Oggi addirittura scopriamo che il corteo da Piazza del Popolo fino alla sede sindacale è stato autorizzato. Autorizzato! Dopo che Castellino aveva annunciato le intenzioni che avevano. Quindi le violenze non sono solo state permesse, sono state agevolate. Ma vi rendete conto? Allora io adesso mi aspetto che a chiedere le dimissioni del ministro dell'interno sia prima di tutto il segretario della CGIL Landini, che ha subito l'ignobile devastazione della sede del sindacato ed è ovviamente la vittima principale di questa gestione dissennata dell'ordine pubblico da parte della Lamorgese, e mi aspetto che il PD, il Movimento 5 Stelle e la sinistra abbiano la decenza di ammettere i loro errori, di chiedere scusa per aver tentato di gettare sull'opposizione responsabilità che sono esclusivamente e volutamente del governo, e di far dimettere oggi stesso, per manifesta incapacità quando non per spaventosa strategia, Luciana Lamorgese dal Ministero dell'Interno. E sia chiaro che il gioco di scaricare le responsabilità sui sottoposti è ridicolo, è il ministro che deve andare a casa.